Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: lo storico cavaliere di Uomini e Donne ha ammesso quali sono i suoi veri sentimenti. Incitato dalle domande della conduttrice Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di raccontare che cosa prova. Scopriamo di chi si tratta e soprattutto che cosa ha svelato il protagonista maschile del parterre del programma di Canale 5. A Uomini e Donne è tempo di rivelazioni e dopo anni e anni di tira e molla, a quanto pare, è arrivato il momento della verità, ecco come il cavaliere del noto dating show è uscito allo scoperto. Uomini e Donne, l'ammissione del cavaliere dopo anni. Attraverso il noto dating show che da tanti anni è diventato uno dei format di punta del palinsesto Mediaset, Uomini e Donne, si sono formate tantissime coppie, alcune durature e altre ben presto naufragate, magari poco dopo il programma di Canale 5. Il pubblico è particolarmente affezionato ad alcuni protagonisti del parterre e in special modo a una delle coppie che si è formata anni fa. Si tratta della dama siciliana Ida Platano e di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere e la hairstylist si sono rincontrati negli studi di Uomini e Donne e tutti i telespettatori hanno cominciato a sognare un ritorno di fiamma tra i due. Nonostante la loro storia sia finita da un po' punto in una delle ultime puntate del programma, un acceso confronto tra la Platano e il cavaliere Armando Incarnato ha infuocato lo studio, soprattutto dopo la sua affermazione: Riccardo non è tornato per te. Altrimenti sarebbe venuto a Brescia a trovarti. Sono bastate queste parole, rivolte a Ida, per riaccendere i riflettori sulla loro love story. Così dopo queste questioni Maria De Filippi ha deciso di chiarire la situazione, una volta e per sempre. La dichiarazione inaspettata di Riccardo Guarnieri. La madrina del dating show ha chiesto a Riccardo Guarnieri se a lui piace ancora Ida Platano, oppure no. Lui inizialmente ha tentennato senza dare a Maria De Filippi una risposta secca, univoca. Dunque, il cavaliere, dopo tanti anni di tira e molla, ha confermato che l'interesse da parte sua resterà sempre immutato, ma ha anche concluso il discorso, aggiungendo che al momento, dati gli eventi contingenti e il rapporto burrascoso che si è creato, non è suo interesse corteggiarla. Chissà che cosa accadrà a Uomini e Donne e quali saranno gli ulteriori sviluppi della love story tra la dama siciliana e il Guarnieri. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.